ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su un computer Windows 10 e proveremo ad installare Google Chrome. Premessa: questo computer è stato già ripristinato, quindi non ha nessun file, non ha niente. Abbiamo fatto solo l'aggiornamento di Microsoft Edge, cioè il browser predefinito di Microsoft. Visto che Chrome si installa da un browser, cioè praticamente su internet, dovremmo andare sull'unico browser che c'è che è stato dato. Allora scriviamo Google Chrome. Carica questo qui, clicchiamo, ecco qua, e proviamo, quale vogliamo provare? Proviamo questo per primo, ecco qua, proviamo questo qui, perché mi dispiace, però non ti voglio aiutare. Ed ecco qua, non è stato scaricato. Ecco qua, infatti qui vediamo apri file. Clicchiamo su apri file. Ora si sta caricando. Tra poco ci chiederà se vogliamo mettere delle modifiche su questo dispositivo. Eccolo qua. Quando ci chiede queste cose, noi dobbiamo rispondere sempre sì. Perché no, è come dire no, non voglio installare l'app a questo punto, perché abbiamo fatto la ricerca. Quindi dobbiamo sempre premere sì in questi casi. Ora si sta installando e aspettiamo. Ecco qua. Installato? No. No. Aspettiamo ancora un po', perché Chrome è comunque molto pesante come applicazione, come download, come file. Ecco, come file. Quindi comunque ci vorrà e ci è voluto un po'. Ecco qua. C'è il tuo Chrome, bla bla bla. Non ci importa. Ecco come appare. Beh, questo video è finito. Infatti scaricare Chrome è molto semplice, ma se qualcuno ha difficoltà non si deve preoccupare, perché ci siamo noi a salvarvi. Ora vi saluto. Saluto tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che si iscriveranno, perché vi dovete iscrivere. E niente, vi saluto. Ora imposto Google Chrome come predefinito, per mia scelta, potete pure non farlo. Quindi nel frattempo che lo imposto, vi saluto un secondo, ecco qua. Ecco qua. Fatto. Quindi, dopo aver fatto tutto questo, vi saluto. Saluto a tutti, mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Se vi ha aiutato, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, perché mi fa piacere e vi metterò sempre il cuoricino. E niente, vi voglio bene. Ciao!